Ciao a tutti, sono Enzo Comin e con questo video voglio rispondere ai commenti ai quali non ho avuto tempo di rispondere durante la presentazione del libro che ho scritto Vangelo Pratico di lunedì 15 febbraio, che abbiamo fatto nella sede della casa editrice Anima Edizione. Sono stati evidentemente più commenti del tempo che avevamo a disposizione, quindi ora li riprendo e rispondo con più calma. Intanto partendo con i commenti di Paolo Librieri. Per poter anticipare la comprensione, il senso del contenuto della presentazione, proponevo il Vangelo più che come un libro, una filosofia da imparare, da comprendere a tutti i costi per poter sentirsi cristiani, e come una pratica per la nostra quotidianità, la quale appunto produrrà una serie di eventi che spontaneamente condurrebbero alla verità. La verità su se stessi, quindi il nostro essere umani, in questa realtà che muta continuamente e quindi influenzati dalle condizioni esterne e interne a noi. E la verità sulla nostra parte, che non muta, totale, universale, questa connessione con qualcosa di immensamente più grande di noi. E se la verità è quindi di comprendente tutto, quindi totale e unica, e quindi il commento di Paolo Olivieri era azzeccato, poiché diceva Dio sei tu. E infatti, se è una verità, se parliamo di una verità che è assoluta, comprende ogni cosa, quindi anche la persona che ne era alle tracce fino un attimo prima. Se è vero che la ricerca di sé porta ad una verità che è totale, comprende ogni cosa, che è universale, unica, allora significa che la persona e l'assoluto combaciano. E chi è alla ricerca della verità si alimenta di lettura, studi, maestri che mettono sulla buona strada e quindi finisce per incappare nell'affermazione Dio sei tu. E io allora vorrei portare l'attenzione che se questo è vero, quindi se Dio, quindi la verità, è qualcosa di assoluto, come fa anche allora esserci qualcos'altro che lo sta vedendo, che può affermare che in fondo è Dio? O meglio, come fai tu ad esserci per notarlo? Nel senso che lo puoi fare solo se ne sei separato e non fai parte di questa fusione totale, universale. Sarebbe come se quando ti guardi allo specchio fossi convinto che ci fossero due persone nella stanza. Come sappiamo invece è la stessa persona. Quindi in queste riflessioni può esserci un inganno quando appunto si arriva ad affermare che ci sono io che posso vedere qualche cosa che in realtà mi dovrebbe comprendere. Come può esserci questo io che fa questa affermazione, che afferma che
Dio. Saresti Dio e basta. Ovviamente, se l'intendiamo, onde evitare di confonderlo con qualcosa Dio di finito e definibile, e con l'eternità e l'infinito, appunto qualcosa di assoluto. E quindi non può esserci spazio per un tu che afferma di essere Dio. Al massimo, semmai, può esserci Dio che è te. Fraintendimenti su queste riflessioni possono avvenire quando, per poter avvicinarsi alla verità, si, studia e queste informazioni vengono acquisite e fatte proprie prima ancora che, di viverle. Non sto ovviamente criticando, è importantissimo mettersi in un'indagine della verità, una ricerca di se stessi. Ma rimangono delle informazioni che si accumulano su altre informazioni se riusciamo ad affermare appunto che noi siamo anche qualcos'altro, perché se stiamo affermando che siamo la verità e questa è assoluta, non potremmo essere in grado di affermarlo. Come dire, il te bambino quando diventa adulto non è che è diventato adulto perché lo ha capito, lo ha compreso, o lo ha deciso, o ha conquistato qualche cosa di particolare per raggiungere quella maturazione. No, lo è semplicemente diventato, e quando lo è diventato, lo è stato. Senza soffermarsi ad affermare che in realtà nel profondo è un bambino che è diventato adulto, è un bambino che si vede adulto. No, è semplicemente adulto. E lo è e basta. Non se ne accorge neppure, perché è il suo divenire è spontaneo. Non può fare altrimenti. E questo diventare adulti, cioè l'essere se stessi, il realizzare se stessi, è quindi un frutto spontaneo del proprio vivere. È proprio il modo naturale del fluire della vita. Proprio come da un bambino che inevitabilmente, crescendo, diventa adulto e lo fa senza preoccuparsene, senza occuparsene. È la sua spontanea vicenda. E questo lo dico anche per rispondere ai commenti di Vita Kalia o Vita Kalia, perdono, che appunto si domandava, commentava che potesse essere una preoccupazione, non ricordare o non ricordare questa responsabilità dell'essere se stessi, mancare l'obiettivo di realizzare se stessi. Ma appunto, come fai a mancarlo? Come fai a perdere di vista questo scopo se è l'inevitabile sviluppo dell'essere? La normale natura dell'essere umano è essere se stesso, è realizzare se stesso, quindi quando lo sei, lo realizzi, nel senso che non lo è come scopo, non è come una responsabilità da soddisfare. Permettimi di fare un esempio per spiegarmi meglio. Quando giunge primavera, una pianta che germogli, fiorisce, e non è che lo fa perché ha una responsabilità per i suoi fiori, per i fiori che ha. No, fiorisce e basta. Non sono fiori che ha, perché quei fiori sono la pianta. E quindi
non puoi, allo stesso modo non ha un valore mettersi a preoccuparsi di far fiorire se stessi, di realizzare se stessi, perché questo sé non è qualcosa che hai, che devi acquisire, che devi fargli fare qualcosa di particolare, che devi farlo maturare o devi fare un'azione come realizzarlo. No, è la semplice conseguenza di quando giunge la primavera, come per la pianta che fiorisce non perché lo ha deciso, non perché ha una responsabilità e neppure perché è il suo scopo. È la sua, è il suo naturale divenire, non può fare altrimenti. Come appunto l'essere umano, quando scopre di essere se stesso, quando scopre il proprio sé, semplicemente lo è, non puoi fare altrimenti. Non voglio ovviamente banalizzare, sono solo degli accenni che si possono appunto approfondire grazie a delle letture mirate. Ma lasciamoci andare a non considerare appunto questo proprio sé come un qualcosa di cui occuparsene. Proprio come il bambino diventa adulto non perché si è preoccupato di diventare adulto, perché aveva questa responsabilità o questo scopo da dimostrare, da realizzare, ma come semplice divenire di un percorso, il quale io appunto lo mostro nel libro con la pratica del Vangelo che porta alla realizzazione di sé. E se tu mi avessi chiesto, avessi scritto nel commento di avere una responsabilità dello scopo di realizzare una carriera come astronauta, allora sì, ci sarebbe qualcosa che devi fare per acquisire delle informazioni in più, delle abilità, che devi qualche risultato da conquistare. Ma in questo caso, nel tuo realizzare te stesso, non c'è nulla di particolare che devi fare se non lasciare che la vita fluisca in questo accettare la vita. Quindi, se immagini come potrebbe fare invece un bambino che si intestardisce a voler essere, a diventare adulto, occupandosene, cosa dovrebbe fare? Allora, la pratica del Vangelo porta alla realizzazione di sé. E quando ciò avviene, non si è anche liberi da qualsiasi dubbio o preoccupazioni, perché se sei te stesso, sei tutto quello che sei e quindi non hai nessun dubbio, nessuna preoccupazione e non devi fare altro che essere te stesso, sei tutto quello che sei, sei tutto quello che è, tutto quello che c'è. Grazie e vi invito anche a scrivermi se avete dei temi anche tratti dal libro per invitarmi a un approfondimento e così interverrò con un nuovo video. Ciao!